Eccoci! Ciao a Buongiorno tutti! a tutti. Buongiorno, buona domenica. Ben ritrovati per l'allenamento domenicale di GIS in Italia. Come Eh sì, stai, Alan? per vostra sfortuna, siete qua con noi ad allenarvi con la tabella impattante domenicale, che però analizzandola bene non è poi così tremenda. Io ho visto un allenamento fatto dal programma di Swift, quello insomma automatico, molto più pesante, molto più impattante. Facciamola vedere un attimo, comunque dovresti averla. L'abbiamo condivisa sulla nostra GCN app. No, c'è una fase di riscaldamento iniziale, poi ci sono due serie da 4 ripetute massimale da 30 secondi, quindi bisognerà spingerla tutta. Però il recupero è notevole, quindi si fa in 30 secondi forte. Ma poi ci Esatto. sono 2 minuti di recupero, quindi non è un 30-30, è un 30 secondi veramente forte alla morte, quindi non un intervallo tempo. Spingere Cioè, forte, infatti un assaggi livello di l'acido, difficoltà senti 10. l'odore di acido lattico, lo senti, no? In bocca. Poi dopo ti sciacqui la bocca per un bel po' di tempo, capito? Non è che vai a Esatto. rovinarti proprio Però l'appetito. se ci pensi, alla fine sono 2 minuti qua e 2 minuti qui, quindi 30 per 4 e 30 per 4, sono 4 minuti veramente a tutta l'allenamento di oggi. Si recupera bene, è una cosa che si può sostenere, però alla fine si fanno 4 minuti alla massima potenza lattacita. E poi Poi, vai, questa è un. Dai, poi dico una cosa io. vai, vai. No, dicevo, No, poi questo è l'ultimo lavoro in cui si fanno invece delle ripetute da 3 minuti forte, quindi 120% FTP, 105% battito. Quindi il concetto è spingere 3 minuti più forte che si può. Livello di fatica percepita 8,5, perché essendo 3 minuti, non 10 secondi, non potevo mettere 10. Però la fatica è tanta. È un allenamento che può fare anche quello che ha un rullo del 1956. Non ha il Esatto. cardiofrequenzimetro, non ha potenziometro, non so, ha solo due gambe, un rullo e una bici, può farlo benissimo senza diventare matto, perché qua o si va a bomba a tutta O si o si recupera. recupera. Quindi, Infatti, se guardate la colonna cardio è quasi tutta non semplice. guardare, a parte il riscaldamento che va Non gestito guardare, non bene, guardare. tutto il resto è non guardare, perché alla fine bisogna andare o a tutto o Vietato, recuperare. vietato ai minori, non guardare. Comunque. Diciamo che oggi si va a lavorare sulla soglia anaerobica, su quello che è l'acido lattico, andare oltre, no? Oltre la soglia aerobica. Andare Oggi oltre. lavoriamo su due qualità. Andiamo un attimo qui prima di partire. Intanto aspettate a far partire il lavoro, eh. Aspettate, oh. Lavoriamo sulla potenza lattacida e sulla capacità lattacida. Poi vi spieghiamo bene cosa sono e che vantaggi portano. Ve lo diciamo tra un recupero e un altro. Intanto facciamo partire l'allenamento. Allora, Facciamo andate partire? sulla vostra tax app se ce l'avete. Aspettate che faccio il conto alla rovescia. Dovete Countdown schiacciare su è Start partito Training il quando dico countdown. io, in modo che le ripetute saranno sincronizzate. Quindi pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via. Start Training. Alle Ok. Veramente partito. Iniziamo con 2 minuti al 60% dell'FTP, 75% battito cardiaco rispetto alla soglia, fatica percepita 2, quindi 2 minuti tranquilli. Poi andremo pian piano ad incrementare. Il classico riscaldamento incrementale, questa volta ci ho aggiunto anche altri 30 secondi fuori soglia, perché visto che andremo a lavorare tanto a livello anaerobico, il riscaldamento è un pochino più Eh impattante sì, del esatto. solito. Invasivo, invasivo. Ma niente di che, si può fare tranquillamente. Intanto che andiamo rilassati, leggiamo qualche commento. Chiedono. Praticamente, Giorgione, con questi allenamenti sono quelli che fanno fare i pro per crescere di condizione, abituarsi piano piano a quello che è la gara, a quello che è il farsi del male sul serio. Solo che è difficile farsi del male con le proprie mani, capito? Cioè, è come un pugile che si deve allenare dandosi dei pugni in faccia da solo. Cioè, si allena un pugile con un altro pugile, ma quando è in gara, durante l'incontro, vabbè, ci sono anche gli sparring partner. Venerdì mi stavi facendo morire, perché partiamo dalla terza ripetuta che erano molto più toste di quelle di oggi. Venerdì l'allenamento su subito è stato
il più duro fatto finora. E parte il rullo di Ana, si mette subito tipo a 500 watt per due minuti, c'è cioè una roba così, va va va. Lui fa, ciao piacere, quattro pugni in bocca, così. Sì, sì, esatto, ciao piacere, come stai? Boom, un pugno in bocca proprio così secco. E lei ha la stessa sensazione, capito? Per quello che riguarda le gambe. Però no, la cosa difficile veramente per un pro, se non ha un gruppo di allenamento, si deve allenare da solo. Intanto saliamo un pochino di intensità, altri due minuti, un pochino, spingete un pochino di più, fatica per allenare l'intensità gara è veramente difficile. Qui sono queste tabelle, diciamo, che ti portano ad adattarti un po', ad adattare il tuo corpo a quello che sarà la gara, che sarà un lago di acido lattico. Sì, allora, sono quelle intensità che naturalmente uno che si allena, a meno che non sia malato di mente, non si mette a fare involontariamente. Cioè uno queste intensità le fa volontariamente, cerca proprio di spingersi a questa intensità per allenare le capacità anaerobiche. Quindi se uno non si mette in testa di fare questi lavori e fa il classico allenamento stando sotto soglia sempre, quando va in corsa questi lavori per forza di cose servono, perché per fare la differenza bisogna andare fuori soglia, soprattutto quando ci sono degli strappi o delle curve in cui bisogna rilanciare, quindi questi lavori servono tanto, e se non si sono mai fatti in allenamento si sente la differenza, insomma, con chi li fa. È il famoso ritmo gara che si fa correndo. Da quando sono i misuratori di potenza si è capito che si può fare anche allenandosi, strutturando le tabelle in un certo tipo. A meno che non trovi uno sparring partner, io li chiamo anche nel ciclismo, che esci in bici con te, ti tiri il collo, si mette a fare la salita moto. La moto oppure può essere anche un ciclista, cioè sì, che sì. Mena. Se mi diceva Rota, un professionista della Vinizebu, che ha preso e-bike alla sua ragazza, che andava in bici tempo fa, comunque è un po' una ciclista, e gli fa le salite a un ritmo intenso con l'e-bike, e lui dice che è molto allenante, quindi ognuno si inventa il suo metodo. Allora, adesso saliamo al medio per un minuto a 90 rpm. Ne aumentiamo ancora un pochino l'intensità, 90 rpm. Se non avete il misuratore di cadenza, guardate il ciondolio delle mie spalle. No, si vedono anche le gambe. Si vedono le gambe. Si vedono le gambe, ok. Sì, sì. Ma che non si vede niente. La telecamera è troppo alta. Io purtroppo più lontano di così la telecamera non posso metterla, perché sennò non ci arrivo più al computer. Quindi è lì. Non posso andare più indietro. Dunque adesso è un riscaldamento, si va via. Sì, sì, sì. Veramente tranquilli. Intensità percepita 4. Tipo quando vai a fare la spesa, però c'è un po' una leggera brezza contraria, di solito andresti a 1. E c'è questo vento in faccia, leggero, leggero. Però insomma, però è sempre intensità da fare la spesa, insomma. Allora, saliamo a 95 rpm, sempre ritmo medio, appena più alto, comunque fatica percepita 5. Iniziamo a sentire le gambe un pochino affaticate, che si contraggono i muscoli, ma niente di che, sempre una cosa sostenibile. E qui è venuta fretta, hai capito che hai un appuntamento, quindi devi fare la spesa in fretta, hai accelerato decisamente. Questo è il ritmo pianura, quando devi andare da un punto A a un punto B, abbastanza lontano, si tiene quel ritmo qui. Quindi, modo migliore per spingere in pianura. Diciamo, è il ritmo Tim de Klerk, questo. Tim de Klerk, costante, macinatore. È un ritmo... I dati sono i miei, ci chiede Simone di chi sono i dati, questi sono i miei. Alana, con questi valori è ancora sul divano. No, io non posso... Non posso farli vedere, perché poi dopo io devo fare le gare su Zwift. Vediamo. I miei avversari saliamo a 100 rpm. Saliamo a 100 rpm. Spingiamo ancora un pochino di più. Fatica percepita 6. E qui la strada per andare a fare la spesa leggermente becca in su. C'è un falso piano.
Vero Giorgione? È un po' di falso piano. Sì, infatti. Vedi che divento il mio non è colloquiare ancora, direttamente. Il mio colloquiare è inversamente proporzionale alla tabella. Pensa che Giorgione, la gente ti vuole vedere fare una gara su Swift e crepare? Vuole vedere il tuo rossore in faccia? Vuole vedere la sofferenza? Ma guarda, bravo Giorgio, che ha messo già la scritta sotto in automatico. DJ Watt, che usiamo. Perdona. Grande! Infatti, confermo le mie previsioni. Allora, aumentiamo ancora un po', andiamo a 100, 105 RPM. Ok, Davide. Siamo a FTP adesso, 105 RPM. Lascia parlare Giorgione. Io già adesso parlo poco, Vabbè, scusa. Mi concentrare, che poi non seguo la cadenza, si arrabbia. 105 RPM. Esatto. Silenzio, Sentiamo solo il rumore del rullo. Siamo ancora comodi, dai. Siamo effetti. Adesso, ultimi 30 secondi di riscaldamento, sempre 105 RPM. Saliamo un filo oltre l'FTP, appena appena. Da sentire il bruciore delle gambe. Ticinino. Non è esagerato, ma si deve sentire. 7,5 fatica percepita. Si sentono le borse della spesa piene. Abbiamo comprato la birra, la farina. A girare queste gambe, Ara, su. Il detersivo. Ok, recupero. Che sto girando io. Recupero. Relax. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri a mia zia, alla nonna di Martina, ma soprattutto al nostro video creator Filippo Barcatta. Grande Phil! Ma tutti lo stesso giorno? Davvero? 19, sì. Quindi la zia, poi? La sorella di mio papà, la nonna di Martina che fa 90 anni oggi, splendida forma, e il nostro Phil Barcatta che fa 24. Grande! Che giornata, ragazzi! Grande Phil, ne fa 24? Se non allora, sbaglio. Ancora, sì, 24. Ancora un minuto così. Ancora Phil. Tranquilli. E adesso si parte poi con la prima serie dei 30 secondi a cannone. Allora, io ho impostato 200% FTP, che vuol dire che io ho l'FTP adesso 260, vuol dire che mi chiede di fare 30 secondi a 5,20, ok. Doppio. In realtà andate a blocco, non state a guardare più di tanto. Sì, esatto, 30 secondi a tutto, massimo qui, sforzo. Probabilmente il mio blocco è superiore a 200%, quindi andrò anche un po' oltre, almeno le prime, poi vediamo. Se invece per voi il blocco è meno di 200%, non fateci caso, nel senso, fate 30 secondi a cannone, poi si recupera 2 minuti, quindi non preoccupatevi. L'importante è che spingete bene. Come se vi stessi inseguendo i carabinieri perché siete usciti senza permesso, capito? Cioè dovete rientrare di fretta per non prendere la multa. Ale. Allora, manca un minuto. 1 minute to go. Qua continuano a chiederci che rulli usiamo, che programma usate. Rimetti di nuovo la barra. Ora mi devo concentrare che fra 40 secondi dovrò soffrire, quindi rimandiamo a dopo. Mettiamo già 50. Quindi preparate già un rapporto duro, perché sennò quando spingete andate subito a vuoto. Vai. Mancano 25 secondi, fate dei bei respironi, per sintonare bene. Cadenza tra 100 e 110, non fatela scendere sotto i 100, che sennò vi piantate, se volete il rullo RG. Sì, Giorgio. 5 secondi, 4, 3, 2, 1,
Ale. Quindici secondi, adesso si fa fatica, eh? Adesso si fa fatica. Dieci. Cinque. Recupero. Ok. Ai 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 ai. Vedete, il fiatone arriva dopo. Proprio perché è uno sforzo anaerobico, si fa senza ossigeno. Però si va in debito di ossigeno e adesso devo respirare. Devi andare in apnea. Facevo meno fatica a parlare durante 30 secondi che adesso. Vuol dire che si è attivato il metabolismo giusto. È come andare in apnea per 30 secondi. Sì. Cosa dicono i nostri amici? Ci incitano. Gradiscono la tabella? È di loro gradimento? Apri la live e vedi 600 watt. Ok. Tutta 600 salute. Miei. Tiara, quanti ne hai fatti? 800. Voilà. No, non ho fatto 800. Sei te che sei attaccata alla lavatrice, Alan. Sono io che sono attaccata alla lavatrice. Fai rumore. Rullo che... Grazie. Oddio, oddio. Sì, viene registrata. Ho comprato un gruppo di continuità in modo che se salta la corrente ho 10 minuti di autonomia per scendere a tirarla su, quindi non preoccupatevi, mi sono attrezzato. Le lasagne non ci sono, quindi non c'è nessun motivo per farla saltare oggi. Ah, no, non c'ho le lasagne, cosa mangi oggi, Brambo? Boh, non lo so cosa fa Cuoca Martina. L'importante è che mangi, perché io ti vedo un po' troppo deprimito in questo periodo. Cioè, allora, ti stai allenando troppo. Respiriamo bene, dentro aria, 5, Ale, Ale, dieci secondi, cinque, recupero, oi 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 oi, oi 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 oi. Ma di gambe, eh? Questo tipo di lavoro, per chi magari è un velocista oppure non è allenato, è meno faticoso che fare magari l'ultimo lavoro, che sono ripetute più lunghe ma a un'intensità più bassa. Ovviamente più ci si sposta verso l'aerobico e più l'allenamento conta. Più ci si sposta verso l'anaerobico e mi comincia a contare tanto la genetica e non solo l'allenamento, quindi per me che sono naturalmente forte a livello lattacido, anche se non sono allenato, per me queste ripetute che sembrano durissime in realtà sono meno dure che fare 10 minuti a FTP. Sì, quindi... anche se sei fuori forma, comunque diciamo che il tuo istinto di sprinter snato, sì esatto, tu che è abituato a stare a certe intensità per questi lassi di tempo, non hai una memoria comunque, diciamo. Sì, anche perché quando si corre gli ultimi 5 chilometri, bene o male, si fanno quelle potenze qui. Sì, almeno sì. Tutto l'ultimo chilometro, prima di fare la volata vera e propria, 1500, 1800, quello che è, si fa un chilometro intero in cui pedali 10 secondi a 500 watt, poi smetti di pedalare. 10 secondi a 500 watt, poi smetti di pedalare. Sì, è una roba, insomma, che ti fa arrivare la volata molto più provato delle volate che invece si fanno a livello giovanile, quindi è una delle grosse differenze nei pro. Allora, 15 secondi, ci siamo. Respirate bene. Mortacci tua. Tre, dai, impattiamo. Due, uno,
Ale. Dieci secondi. Cinque. Recupero. È tutta salute, ragazzi. La gente ci chiede, ma cosa... A cosa ci serve, visto che poi ci correrà chissà quando, visto che gran fondo per adesso non ce ne sono. È tutto brodo, che tranquilli. Invece serve tanto, perché... Lo tenete là. Stimola la capacità anaerobica e la potenza anaerobica ed è un lavoro facilmente allenabile sui rulli, forse meglio che su strada. Quello che non si può allenare adesso è l'endurance, resistenza di lunga durata. Sì. Quello... A meno che non fai come Ciccone, che oggi fa 12 ore di rulli. Ciccone fa 10.000 metri di dislivello. Fa 10 km di allenamento oggi, 10 km, però in verticale. Mamma mia. In quel caso tu alleni anche l'endurance, ma poi non è che ti faccia bene alla salute. Qua, questo rispondo. Mi chiedono come mai arrivo solo a 160 battiti. È bradicardico. Perché? No, perché non è uno sforzo aerobico. Io la so che ce l'ho a 170. Nonostante stia andando a 600 watt, il cuore non fa in tempo. Non fa in tempo ad andare fuori. C'è un'inerzia nel salire, quindi è inutile guardare i battiti. Come ho scritto in una tabella, non guardare, proprio perché non fa in tempo a salire il cuore. Anche perché non c'è un bisogno... aerobico importante, tutto un lavoro anaerobico che funziona senza ossigeno, quindi il sangue non ha bisogno di fluire più velocemente. Cioè, alla fine vi renderete conto che è molto meno dura di quello che sembra. 5 secondi è l'ultima, 3, 2, 1, bel respirone, via. Quindici. Dieci. Cinque. Recupero. Sto dicendo che è molto meno dura farla che vedere la tabella all'inizio. Dopo il recupero asserisco la frase. Diventa dura quando il recupero diventa 30 secondi, non 2 minuti. Per quello che mi preparo il testo scorrevole. Brambo. Il rapporto. Io metto sul 52-11. Sì, ma io posso farla, avendo un rullo RG, io posso farla col 50-11 e col 34, penso almeno fino al 19, che lo sforzo è uguale, vado sempre a 519 watt, perché è il rullo che chiude. Quindi è inutile che vi dica il rapporto. Non è una cosa da considerare, devo guardare cadenza e intensità. Il rapporto lo scegli tu. No, ho capito, ma lui te lo chiede per curiosità, credo. Abbiamo detto che il rapporto è libero. Ma non ha senso. Cioè non... Ma sai, è indifferente, veramente indifferente, perché è il rullo che frena. Ma voglio, sì, però la curiosità è più forte. Anche se non conta niente. Percentuale FTP. Quando stavamo facendo le ripetute ero al 200%, quindi... Un FTP 260 andava a 520. Adesso siamo belli tranquilli, 77 watt richiesti, quindi proprio recupero totale. Prima di iniziare la prossima fase, però,
andremo a indurire un pochino. Infatti adesso induriamo un pochino per 3 minuti in modo da riattivare un pochino il sistema aerobico. Sì, puoi fare questo esologo anche con lo spinning. Per la cadenza guarda le nostre gambe, per l'intensità guarda la fatica percepita che trovi sulla tabella. Ma in ogni caso non devi guardare niente, perché devi fare il tuo andare a tutta. E 2 minuti di recupero, cioè, è semplicissimo questo lavoro. È la tabella più semplice della storia. È duro, ma è semplice da fare. Le tue gambe ti sapranno dire quando sei a tutta. Questa è una cosa intelligente, perché più andiamo su quei rapporti, più diventano duri, più il volano gira velocemente, e più vibra il rullo e più fa rumore, quindi... può essere utile usare rapporti più leggeri. I vicini mi impiccano. Ah, sono titubanti sulla mia FTP. No, ragazzi. Giorgio, non si fidano. È quella, non la muovo, ragazzi. Penso che stai facendo il furbo qua, Attenzione. Guardate che io non pedalo, Da quando ho smesso di correre che ho fatto pochissimo. Confermo. Io da quando lavoro... È 1 anno e mezzo che lavoro con lui, ma... Posso garantire che non sarebbe sul serio. Mi alleno di PRS in quarantena. Adesso perché è costretto. No, ma anche perché non ho nient'altro da fare. Sì. Quindi mi alleno, mi piace anche così. Sì, in compagnia vostra, cioè, è anche un piacere. Io da solo, se devo mettermi lì e spingere, anche se ho una tabella, sinceramente, non è che impazzisco. Sì, i ricordi del mio anno, 2 anni di scatto fisso che ho fatto. Gara in stile Marco Lambro, rettilinea cannone, poi inchiodata, curva, ripartenza da fermo. Quindi quanto era di durata? Mezz'ora, 40 minuti? Sì, più o meno sì, ma durissima, perché poi lo scatto fisso, oltre all'elastico in uscita di curva, ce l'hai anche in entrata, quindi era una strappata unica. Era un lavoro da dare. Di questo. Sì, sì. Sei sempre in contrazione. Allora, 45 secondi e si riparte. Siamo già a buon punto, ragazzi. Siamo già a metà training, quasi. No, in realtà no. Finite queste 4, sì, però dai. Allora. Certo, siamo quasi, ho detto quasi. Era per dare un po' di coraggio a quelli che si sentono già stanchi. Vedi, qua mi confermano che si vede che non sono allenato, perché ci mettono la vita a far scendere i battiti, proprio quello che volevo dire. Non sono allenato, ragazzi. 5 secondi, dai. È tutto vero, è tutto vero. Sulla cadenza tra 100 e 110, Ale. Cinque. Recupero. Avete notato che questa è stata più faticosa dell'ultima della serie prima? Cosa è successo a voi? È perché abbiamo recuperato. Sistema lattacido. Quando lo fai recuperare, si mette un po' in crisi. Se invece lo tieni sotto stress per più ripetute di fila, ti sorprende di come riesce a lavorare bene. Il motivo per cui, ad esempio, se in fondo facciamo una salita forte, breve, di 2-3 km, quindi lattacida, arriviamo in bassa alla discesa, magari si parte subito con un'altra salita, con degli scatti, le gambe sono inchiodate, non vanno. È come se si depositasse l'acido lattico nei muscoli e ti va a ingolfare praticamente. Dice non farlo più. È come quando tipo vuoi fare con gli amici il giro in bici da ignorante, ti scatti nei denti, pim pum pam a tutta, sosta bar, facciamo una birretta o un panino. Cazzo, io le gambe che sono ancora cazzo in estrema stimolazione, le fermi, mezz'ora, riparti, sei morto, non vai più avanti. Ti ci vuole un po' per riprendere. Ci fate i battiti. Sì. Vedi, tu ce l'hai sul cardio. Sì. Quanti ne hai adesso? Adesso ne ho 114. Ok,
appena finiamo, di quanti battiti hai. Okay. Vedete la differenza tra uno che è vero e si allena ancora un pochino, ma non come da prof, ma si allena, e uno che non si allena. E correvamo insieme, eravamo nella stessa categoria, quindi più o meno l'effettività. Beh, diciamo che io la mia fortuna è stata che non ho mai smesso più di 2 o 3 settimane consecutive da quando ho fatto l'ultima gara in carriera. 5 secondi, respiriamo bene. Vale. Dieci. Cinque. Top. Allora, io sono andato a 167, 168. Alan? 170. Avete già capito. Non c'è neanche bisogno che guardiamo dopo. Come vedete il mio cuore è inchiodato, anche se non parlo, non va giù. Allora, quanto sei già? 130. Ci siamo capiti, insomma. Questa è la differenza tra una persona allenata e una no. Io faccio 3 scatti così e finisco nel gruppetto. Allora, fa 3 scatti così e ne può fare ancora tanti altri. Sì, non è che è sgambetto comunque, No, però recuperi. No, c'ho il cuore sì, che... Sì, certo. Come nella gara su Twitch di mercoledì, ho fatto tutta la corsa tra 170 e 180 battiti. Un minuto dopo che avevo finito la gara, i battiti erano già scesi vertiginosamente, erano già 120. Quello sì. Dai che ne mancano solo 2, ragazzi. Recupero in fretta, ma... Vedrete che sono facili, passano. Venti secondi e si parte. Battiti, Alan. 120 adesso. Ok. Allora, 5 secondi. Dai. Dieci. Cinque. Recupero. Un allenamento così. Sì, ok. Faticoso, ma gestibile, diciamo. Si recupera. Finita la prossima ripetuta, avrò accumulato ben 4 minuti a 520 watt. Quindi è un gran lavoro. 4 minuti al doppio dell'FTP. Vuol dire che la prossima volta che uscirete in bici da soli e su uno strappo volete staccare il peppino assoloniere di turno, avete quei 4 minuti. Una gamba migliore, quei 4 minuti in più del riuscire a stare a tutta, ovvio, grazie. Premessa. No, io adesso, come adesso, non ce la faccio a fare 4 minuti di fila a 5:20, questo è chiaro. Ma... Però sto andando la velocità, il ritmo gara, l'intensità gara che voglio far crescere. Quindi... Comunque posso dire una cosa, Rambo? Vai. In gara, per un velocista, tante volte, anche l'aver migliorato quel minuto di riuscire a stare in acido oltre ogni limite, gli può voler dire vincere una gara o meno, perché quando ci sono delle gare un po' ondulate, il velocista lì che si stacca sullo scollinamento,
se ha quel minuto in più riesce a stare attaccato al gruppo e a vincere la volata. Esatto, quello che mi portava a morire nelle tappe vallonate quando c'era la rivincita. Tu avevi bisogno di quel minuto, anche 30 secondi come l'aria, per poter provare a velocista, a pregare i Baldi, guarda l'ultimo chilometro, è piatto, boh, è una gara che posso vincere, tutto quello che c'è prima, a volte non dici, ok, devo solo resistere, esatto. Resisto più che posso, se arrivo alla fine, se arrivo in volata, e la posso vincere, basta, tutto il resto non ci penso. Adesso, ultima, Ale. Indici. Tre, due, uno, top, recupero. Olle, bravi ragazzi. Scolliniamo. Vai, bravo, scollina che puoi fare la volata. Dai, li batti tutti. Allora, questo era un lavoro sulla potenza lattacida. Tra poco invece andremo a fare un lavoro sulla capacità lattacida. Cosa cambia? La potenza, come dice il nome, proprio come i cavalli di una macchina, cioè quanti watt riesce a spingere il nostro sistema lattacido. In genere gli sforzi dai 25 ai 45 secondi si vede la massima potenza lattacida. La capacità invece è la grandezza del serbatoio, cioè per quanto tempo possiamo spingere con il sistema lattacido. Quanto riusciamo a fargliene stare? Esatto. Quindi, mentre adesso, nelle due serie appena fatte, abbiamo allenato la potenza, cioè abbiamo cercato di alzare la quantità di watt che riusciamo a produrre col sistema lattacido, adesso andremo a cercare di ingrandire il serbatoio, cioè a migliorare la capacità di resistere in questo tipo di metabolismo. Quindi sono ripetute più lunghe, di 3 minuti, ovviamente l'intensità più bassa. Se prima andavamo al 200% dell'FTP, adesso andiamo al 120. Quindi fuori soglia. Di serbatoio, una tazzina di caffè? Adesso. Sì, esatto. Mi è molto piccolo. Io sono una moca. Io ho un grosso motore con un piccolo serbatoio. Ma però va ingrandire. Però che si può ingrandire. Cioè. Sì, sì. No, dico, sì. Per chi ci ascolta, non è che rimane quello standard. Rende bene l'idea. No, però la... 82 kg, 80 massa magra, quindi era un motore di grossa cilindrata che serviva un grosso serbatoio perché sennò andava secco subito. Adesso il motore è rimasto sempre di grossa cilindrata, ha perso qualche centimetro cubico. Di dimensioni. Il serbatoio non c'è più, è diventato piccolissimo. Litro poco. Fai 5 km con un litro di benzina. Magari, per me bruciavo di più. Ho fatto delle stime. 500 metri con un litro. 500 metri con un litro. Alla mia FTP facevo fuori più di 1000 calorie all'ora quando spingevo. Era massa, oh. 400-420, quindi... Che metti trebbia. Come un assassino. Allora, abbiamo alzato leggermente l'intensità per preparare le gambe, il metabolismo, lo sforzo che andremo a fare. Adesso facciamo ancora 4 minuti, ma una fatica percepita 2, quindi non proprio piantati, fermi, ma neanche facendo fatica, diciamo a un ritmo lungo. E io qua rispolvero il banner sulla domanda di Afrik. Il mio, a freaking mio. Bene, allora, prossimi RPM 100. Quindi faremo un lavoro di 3 minuti al 120% dell'FTP, al 105% della frequenza cardiaca di soglia. Quindi, guardate la massima, siete più o meno al 5% sotto la massima. Mi raccomando, non cercate di far salire questa frequenza cardiaca
nei primi 30 secondi. Date tempo al vostro cuore almeno un minuto e mezzo per salire, perché non sale subito, né come i watt che come spingi salgono. Quindi, dopo un minuto e mezzo, se non avete ancora il cuore fuori soglia, spingete un po' di più. Se siete già fuori soglia, continuate con l'intensità fino ad arrivare a 3 minuti. È un metodo per non violentarci troppo. Perché una cosa che fanno in tanti, comunque è distinto andare subito come a tutta, come se fossero, non so, 10 secondi di sforzo. Perché comunque il tuo fisico non è in grado di tenere quell'intensità così a lungo, quindi va a calare in automatico. A freaking meo, sei decoccio, eh? T'ho risposto, leggi qui. Porca miseria. Allora, Alan, adesso lo leggo io. Alan usa il Tax Flow Smart. Giorgione usa il Tax Neo 2T. Oh! Là. No, ma lascialo lì sotto nel banner automatico. No, non si vede il graffichino che mi piace colorato. Oh, stiamo scherzando, ragazzi. Si scherza. Come stai, Bramba? Ti vedo meglio comunque di altre volte, eh? Sei meno San Bernardoso. Sei meno Faccio cagnone. Meno fatica a fare queste cose. Vabbè, adesso diciamo che il lavoro che stiamo per fare è più faticoso per me di quello di prima, quindi qua soffrirò sicuramente di più. A venerdì ci visto molto... Siamo attualmente tra Facebook e YouTube 2459, quindi bel gruppone. Magari non stanno tutti pedalando però, eh? Non lo so. C'è qualcuno... Ricordiamo il record della gara di mercoledì. Magari c'è qualcuno che si è svegliato adesso dopo una notte brava in quarantena, sta facendo colazione e ha deciso di guardare la nostra diretta mentre ci alleniamo per appianare un po' i suoi sensi di colpa. Pensa che magari guardandoci anche lui sta facendo attività. Non lo so, comunque siamo tanti in ogni caso. Bene. Dunque, tra 35 secondi si parte. 100 RPM, fatica percepita 8,5. Se non avete niente, il vostro obiettivo è fare 3 minuti più forte che potete. Cercate di tenere un'intensità costante, però non partite in volate e poi piantatevi. No, come abbiamo detto prima. Alla fine 3 minuti, che più di così non potevate dare. Gradualmente. Un bel esercizio per imparare a gestirsi, anche senza strumenti questo. Quindi gradualità, allora, ragazzi. 5 secondi. Siamo su 100 RPM. Via, si parte. E sono 311 watt con un FTP a 260, giusto per darvi un'idea. Alan, quanti watt sei? 520. Che motore. Sai, cioè, che a me non piace la gradualità. 30 secondi andati. No, mi sono stabilizzato. Io non parlo, eh. Un minuto andato, quasi. Metà. Inizia a diventare impattante, eh? Molto. Colpa tua che ci sei stata belle.
ultimo minuto. Tua. Quindici. Cinque. Recupero. Comunque ho detto una bugia. Sono andato dai tra i 3,80 e i 4,20. No. Bastardo. Io l'ho fatta piena. L'ultima parte 4,20, 4,30. Sono sincero, ragazzi, le gambe vuote. Comunque, oh, era tutta lo stessa, credo che non riesco a spingere. Non mi hanno i watt. Delle domande interessanti, ma mi spiace, non ce la faccio rispondere adesso. Giorgio, provaci, dai. Facciamo gli veri i veri youtuber. Top youtuber. Ammazza, questo ti fa un test di fisica. Oh. No. È giusto, è una domanda. Allora. No, ma dico, però questo, non so, con questa situazione di poca lucidità, dico. Fa ridere quello. Dai, recupera, Giorgio, rispondi. L'intensità è da V2 Max, nel senso che il V2 Max è l'intensità che al massimo si può sostenere per 5-8 minuti. Noi abbiamo tenuto per 3, ma l'intensità è quella, nel senso che se oggi mi fossi messo a provare a tenere questa intensità al massimo delle mie potenzialità, sarei riuscito ad arrivare a 6 minuti probabilmente. È l'ultima ripetuta di venerdì, che è esattamente questa cosa che abbiamo fatto. Ok, l'obiettivo però non è uccidervi, perché dopo una ripetuta di 6 minuti questa intensità si può anche fare la doccia, non si riesce più a fare niente. L'obiettivo è farne 3, quindi anziché fare 6 minuti ne faremo 9, perché sono 3x3, con dentro dei recuperi però, quindi andremo a stimolare la capacità lattastica, perché ricordate che a 120 di FTP si è in regime anaerobico, o meglio, si utilizza al massimo il sistema aerobico, ma una grossa percentuale dell'intensità arriva anche dal sistema lattastico, quindi si va a migliorare la capacità lattastica, quella di resistere fuori soglia essenzialmente, detto in parole povere. Merito un bonus per aver risposto questa domanda senza il cervello. Ma lui, non ho capito se lui si sta allenando o si sta guardando mentre fa colazione a quest'ora. No, perché non si sta allenando. Una domanda così non è umanamente possibile. Per mettersi lì a scrivere dopo aver fatto scrivere 3 minuti a tutta. Di parte. Cioè, ci ho coraggio. Ale, un secondo. Via. Mamma, se dura. Ma sei già a 3,60? No, devo andare a 3,11. Adesso si regola il rullo. Mi tiene a 3,11 da solo. Non è una progressione. Qua bisogna partire subito l'intensità che da tenere fino alla fine. Vedete che la seconda è meno dura. Abbiamo il sistema attivato. Riusciamo a resistere meglio, vedrete. No, no, è così. No, dipende, se uno ha cominciato a fare rulli oggi, no. Non sente, e fa una roba del genere, non sente questa cosa. Se
Cioè, da un po' che si allena, sì. Che poi stare un po' meglio non vuol dire non sentir mal di gambe, eh? No, no. E stare meno peggio. A metà. Giorgio, fammi vedere la faccia. Tira sullo sguardo. Voglio vederti. Soffrire. Un minuto. Con me. Guardami. Guardami, San Bernardo. E ridi, bastardo. Sei duro, cagnone. Sentiamo là. Tieni duro, Giorgio. Vabbè. Dai, Bernardone. Mi stai cavando un timpano con il tuo respiro. Non fa male, non fa male. Mi stavi togliendo un timpano a suon di fiatone. A parte che anch'io non sono da meno, eh. Per fortuna che c'ho questo, il mio ventilatorino salvavita. Salvavita San Bernardo. Ecco, perso una cuffia. Siamo agli sgoccioli comunque, eh. Siamo agli sgoccioli, eh. Abbiamo ancora 3 minuti di sofferenza, vera? 3 minuti da San Bernardi col fiatone, proprio così scomposti e schifosi come me e Brambo. Il San Bernardo credo che sia più elegante, il cane, più elegante di noi. Ha più classe. Sbava anche di meno. Sbava di meno, non suda così assolutamente. Fa meno versi. Poi il respiro si assomiglia. Ma... è anche più bello da vedere. Più bello da vedere. È un'altra roba, è un'altra roba. Non ce ne voglia il San Bernardo. Però... Oddio. Faccio mal di gambe però. Errore. Ho sentito un rigurgito, era Giorgione. Non so questi sospiri. Oddio. Che ne manca ancora una. Vabbè, una, dai. Siamo agli sgoccia, quasi finita. Una, l'ultima. Perché è l'ultimo. Calcolate che sono 3 minuti. 3 minuti equivale all'ultimo chilometro di una salita in cui si sarà al 20 km orari. Quindi in cui... una salita in cui andate su 20 all'ora. Facciamo finta, ecco, che siete un chilometro. Che siete dei velocisti che potete giocarvi la vittoria, che siete Brambo dei tempi d'oro, oppure il tempo massimo, che è più importante della vittoria. Perché anch'io facevo fatica in salita, non è che sgambettavo, chi mi staccavo con i velocisti, però non ero un velocista, quindi io se scollinavo, la mia ambizione più grande era quella di andare a aiutare un velocista mio, comunque un compagno. Invece tu se scollinavi, avevi l'ambizione di poter vincere. Eri più motivato, sì, ancora? Di riuscire a mandare abbastanza sangue al cervello per capire come fare la volata e poi provare a farla, sì. Sì, vabbè. Facevi un attimo 2 conti con quanta, sì, energie ti erano rimaste. Facevi 2 più 2 e dicevi, ma anche oggi facciamo esimo. Ma, comunque ci avete chiesto prima, sto bevendo acqua, semplice acqua. Io, anch'io acqua.
un po' di sali non sarebbero male, però se volete metterci sali va bene, che si suda tanto. Allora, si parte, 90 RPM, scusate, 100 RPM. Abramo, perdi colpi anche te. 100, 100 RPM. 100, 100. Ci siamo. Siamo a quel maledetto ultimo chilometro prima di giocarci lo sprint. Dopo sarà tutta discesa e ci sarà la possibilità di vincere la corsa. Brambo, ricordati. Ricordi quei momenti. Tra te e la gloria, solo 3 minuti. Tra te e la gloria. Mamma mia, sono già affaticato. Senti l'adrenalina. Anche a 700 metri. A me faceva la differenza l'adrenalina. Anna, spingi, che non dovresti poter parlare. Come non dovresti parlare? Sono a 3,60. Aumenta. È 11, io devi andare a 400 te. Cosa vuoi della mia vita? Sono a 400, dai. Io posso parlare anche a 400, capito? Ho sempre il serbatoio per la chiacchiera. 500 metri. 500 metri, ragazzi. Tra voi la gloria. La gloria è mangiare il piatto di pasta senza i sensi di colpa. È lì, è lì. Anche il dolce ci sta. Anche il dolce. Lasagne e tirami su a 400 metri. Oddio, la vedo. Lo vedi, Rambo? Ci siamo. 300 metri. Ammazzo. Non vedo più niente. Ah! È lì la lasagna, è lì! 100 metri. 100 metri. 70 metri. 70. Il posto è vicina. È vicina. 10 secondi. Ale, piatto di pasta e tirami su, guadagnato. Ora c'è la volata, Brambo. La volata per la tavola. Per andare a tavola. No, era per il tempo massimo, non ce l'ho volata, basta. Sono arrivato in tempo limite. Ci va solo a mangiare adesso. Definitivamente se magna. Facciamo 2 minutini di effettivamento. Facciamo 3 minuti piano piano e poi 2 minuti un pochino più intensi, appena appena, perché dobbiamo stabilizzare l'intensità. Io pensavo di stabilirlo poco, quindi adesso proprio piano per scendere i battiti. Pensavo di stabilirmi con i piedi sotto la tavola, però va bene. Bravi ragazzi, ottimo lavoro anche a chi ha fatto allenamento con noi. Mamma mia. Madre di Dio. Ma come scendono bene i battiti, Brambo? Sono ancora al medio. Dai, che qua cresce, aumenta il serbatoio. Allora, quante volte consiglio fare questo allenamento? Domani, no, domani che si fa rispondo allora. Io. No, aspetta, domani che si fa riposo. Rispondo io a questa domanda. Domani riposo. No, vabbè, allora.
si può anche fare qualcosa domani, ad esempio un lavoro magari di un'ora, ma tranquillo, sui rulli. Questo allenamento si fa una volta a settimana, se siete molto impreparati e volete proprio andare ad incrementare le capacità anaerobiche, potete farlo anche due volte a settimana, sempre con 3 giorni di recupero tra uno e l'altro, tra 3 giorni senza mettere questo lavoro. Quindi potete farlo lunedì o giovedì, ad esempio. Mi raccomando, non fatelo, cioè il giorno dopo non mettetevi a fare lavori di forza o lavori ad alta intensità, piuttosto riposati, questo è un tipo di lavoro, no, dicevo, è un tipo di lavoro che volendo si può fare invece quando si è anche leggermente stanchi, cioè un lavoro così si può fare anche dopo un giorno in cui si è allenata la forza o si è allenata la potenza aerobica. L'importante è che dopo un giorno di lavoro così pesante non facciate niente, cioè recupero, poi al limite una sgambata lunga ma tranquilla. Quando ero in ritiro strabe e si facevano ancora i 3 giorni di carico, li facevamo anche al terzo giorno, però eravamo vicini alle gare. Alessandro la pensa come me, oggi ho sofferto la prima delle tre finali durissima, ho fatto più fatica nella prima rispetto alla seconda e alla terza, perché devo attivare per la prima volta la capacità tacita. Vabbè, io ho fatto fatica anche nell'ultima parecchio perché comincio a essere stanco. Per quello che dicevo, diciamo che non è una sensazione che ci sta, può starci. Non è scontato, ma è una sensazione che è possibile, non è strano. Certo. Comunque, penso che quando facciamo i ritiri da pro, che facciamo queste cose al terzo giorno, dopo magari 4 ore di bici, abbiamo fatto 6 ore. 5-5, oppure 5-6-5, 6-6, 5-6, ore consecutive. C'erano di quei prefissi, si vedevano ogni tanto. Di quei prefissi, 4-4-5, 5-6-5. Mamma mia. I migliori erano i team. Facevano paura tipo i tre, i Vodafone, che erano tipo 3-8-7, delle cose. Ma come? Sì. Dai, no, team è 3-3-3, 3-3-8. No, io del massimo in ritiro ho fatto 7 ore. 7 ore massimo di bici. Allora, prima di chiudere, vi ricordiamo che Ciccone sta facendo 10 km oggi. Fa allenamento di 10 km, però in verticale. Quindi l'Everest non gli piaceva come numero. Ho detto, magari starà a fare 8.800, facciamo 10.000. È una sfida lì, personale, una sfida se cercate su Swift lo potete seguire. Ogni tanto si collega anche su Instagram per dare qualche aggiornamento. Compleanno di... Sì. Rifacciamo gli auguri a Phil Barcata, che compie 24 anni. Auguri Phil! E ci diamo appuntamento... No, Save Activity. Eccolo qua. Ci diamo appuntamento a martedì per un workout insieme, con diretta e su per Instagram. Lo show un workout che potete fare con noi. Su Swift, cioè le dirette. La programmazione classica va avanti normale, quindi show al martedì e così via. Poi mercoledì, gara di Alan, non lo so ancora, ma io l'ho già scelta per lui. No! Si farà il Volcano Flat. Ma c'era quel progetto ancora a metà, c'è un progetto. Ma per mercoledì questo è difficile. Magari riusciamo all'ultima gara di Alan, la quarta lo facciamo. C'è un progetto. Comunque probabilmente correrà... La Volcano Flat, la specialissima di Bike Team Italy. E me lo dice adesso. Scusate, di Swift Team Italy alle 16.40 mercoledì. Comunque vi terremo aggiornati. Me lo dici così. Vi daremo tutti i dati. Ma me lo dici così, non dimmelo prima. Ma Volcano Flat ti piace, meno duro di Innsbruck, vedrai che ti piace. Ci ho capito. Però lo dici prima, cioè per telefono. Vabbè, io fra un po' devo assoluto che devo lasciare i rulli alla signora perché c'ha già c'ha appuntamento con la sua amica. Capito? Salutiamo. Si sta lamentando per l'odore allora, di bravi acqua. Tutti, è stato lavoro. Giorgio, dico un'ultima cosa. Non so te a casa tu come sei messo, ma qua c'è un odore di cagnone. Acido, un odore di acido. Lì c'è la signora. Io Ma io non li faccio... Non li faccio in cucina i rulli, Ana, li faccio in cameretta, una camera dedicata ai miei giochi. Il soggiorno, ragazzi. In cucina. Vabbè, sarà impregnata anche quella casa lì, quella stanza lì. Vabbè. Comunque, raga, io vi saluto. Ciao. Ciao. Ci vediamo domenica prossima per questo tipo di allenamento ancora una volta insieme. Ciao a tutti.